Spero che non vadano lontano, che qualcuno li prende, perché comunque non è giusto per chi lavora, non è giusto assolutamente, solo questo. I soldi, tutto il resto passano, però le azioni comunque ti fa male. Ancora furti nel Cilento, questa notte i malviventi sono entrati in azione a Noviveglia, dove hanno messo a segno un doppio colpo, il primo all'interno di questo tabacchino situato all'ingresso del paese. I ladri sono entrati dall'arretro del negozio tagliando le sbarre di ferro delle finestre, hanno fatto razzie di sigarette, altra merce, soldi contanti e gratta e vinci per un valore complessivo di 18.000 euro. A quanto pare il tabacchino aveva il sistema di videosorveglianza, ma i ladri sono riusciti ad eluderlo. Prima di scappare hanno messo a segno anche un secondo colpo, sono entrati nel vicino parrucchiere sempre tramite le finestre e qui hanno prelevato denaro contante per 900 euro. Comprensibile la rabbia dei titolari. Siamo all'interno della tabaccheria Ricchiuti insieme alla titolare Stefania Ricchiuti e a Rocco Guida. Questa mattina la mara scoperta. Purtroppo sì, ho aperto stamattina alle 7, ho acceso la luce, ho visto un disastro, praticamente era tutto i scaffali sotto sopra. Ma lì mancano le sigarette perché l'hanno rubate? Sì, non c'hanno. Li hanno ripulito praticamente? Praticamente ci hanno ripulito tutto. Hanno tagliato, non so se... Ecco, possiamo capire insomma come sono entrati? Praticamente hanno tagliato le staffe che erano sulla finestra, hanno buttato giù il vetro, ma sicuramente era uno di taglia piccola, un bambino, un ragazzino, perché da là non si può passare. Una persona esile. Una persona normale di 70 kg, 80 kg non passa di là. Deve essere per forza uno piccolo. Ma da lì sono entrati e usciti? Esatto. Hanno caricato. Anche la merce l'hanno... L'hanno tirata fuori con delle buste, hanno preso dei sacchetti dell'immondizia, ci hanno messo le sigarette dentro e l'hanno buttate fuori. Allora, oltre alle sigarette hanno portato via anche altro materiale? C'avevo dei contenitori con delle monete, hanno tolto tutto, naturalmente si sono portati via tutto. Ma quello che mi ha fatto più rabbia è che hanno buttato tutto gli scaffali. Quindi avete rimesso in ordine? Sì, adesso abbiamo riordinato, sì, perché cioè, vedere il proprio negozio. Voi come stato, no? Sì, mi è venuta una cosa al cuore proprio. Era tutto sotto sopra, tutte carte per terra, i cassetti aperti, buttati tutto per terra, non c'era. Si fanno i sacrifici, esatto. No? A restare anche aperti, a continuare a esatto. Lavorare. Lo sconforto poi, c'è tanti anni, io sono 30 anni, più di 30 anni che lavoro. E in un giorno vedi svanire tutto magari. Perché comunque la merce c'era, i tabacchi c'erano, erano più di 15.000 euro, quindi tra soldi, monete che c'erano, sono arrivati sugli 18-19.000 euro. Un danno economico e morale. Un anno di lavoro, un anno e mezzo di lavoro. Ma è la prima volta? Per fortuna sì, speriamo che sia anche l'ultima. Ecco signora, chi diceva qua a terra era tutto? Pieno di carte. Tutto buttato, sì, tutto di... Abbiamo sistemato, però non si vedeva, tutto un casino. Anche gratta e vinci. Sono andati anche nel locale vicino, c'è un parrucchiere. Sì, hanno preso forse il danno, là è stato 700-1000 euro. È la stessa dinamica. C'è un po' di tanta rabbia. Sì, rimani... Non lo so, rimani bloccata, guarda, non sai se gridare, se... Rimani bloccato. Non avevate l'antifurto? C'è la telecamera fuori con l'allarme, però loro sono andati da dietro. Nessuna telecamera non ha. Hanno studiato? Sì, sicuramente sono venuti a fare un sopralluogo. C'è qualcuno anche della zona, credo, perché non vanno a colpo sicuro, non vanno a perdere tempo.